Al momento non abbiamo fatto operazioni particolari se non creare la nostra applicazione base Express. Quindi torniamo sulla documentazione di Passport e diamoci da fare. Per implementare Passport nella nostra applicazione abbiamo alcuni semplici passaggi da effettuare. Andiamo in Documentation, General, Configure e leggiamo le parti che necessitano di essere configurate per utilizzare Passport per l'autenticazione. Dobbiamo configurare la nostra strategia o le nostre strategie di autenticazione, le middleware dell'applicazione e opzionalmente le sessioni, ma vediamo che cosa significa. Scorriamo la documentazione e cerchiamo la voce middleware. Leggiamo che in un'applicazione basata su Express dobbiamo utilizzare la middleware passport.initialize, quindi dobbiamo fare app.use passport.initialize. E se la nostra applicazione utilizza sessioni di login persistenti, cosa che ovviamente la nostra applicazione deve fare, dobbiamo utilizzare anche la middleware passport.session. E quindi dobbiamo fare app.use passport.session. Quindi la prima cosa che facciamo è prendere queste due righe di codice, le copiamo, andiamo nell'entry point index.js e prima delle nostre rotte, dei nostri router, login router e user router, andiamo a incollare le due righe di codice. Perfetto, il primo step l'abbiamo fatto correttamente. Torniamo sulla documentazione. Ora torniamo indietro e cerchiamo la voce strategies. Leggiamo che Passport utilizza quelle che vengono chiamate strategie per autenticare le richieste. E leggiamo che prima di chiedere a Passport di autenticare una richiesta, la strategia o le strategie utilizzate da un'applicazione devono essere configurate, ovviamente. Le strategie e le loro configurazioni sono fornite tramite la funzione use e fa un esempio di utilizzo di una strategia di autenticazione tramite username e password, la strategia local strategy. Quindi quello che fa è importare Passport e importa il modulo Passport Local. In realtà importa una proprietà, la proprietà strategy, che contiene il riferimento ad una funzione. Quindi andiamo a invocare passport.use per configurare la nostra strategia. A passport.use andiamo a passare una istanza della strategia che vogliamo utilizzare. In questo caso andiamo a fornire una istanza local strategy. Quindi facciamo new local strategy e passiamo in input una funzione. Questa funzione è la funzione che effettivamente andrà a controllare che username e password forniti dall'utente nel form di login siano corretti, quindi i dati corrispondano a un utente registrato nella nostra applicazione. La prima cosa che fa è cercare all'interno del database un utente con username, il cui valore e il valore della username fornita nel form, quindi passata all'interno del form. Infatti, quello che la funzione riceve a runtime sono tre valori. Riceve la username indicata nel form dell'utente, riceve la password che è stata indicata dall'utente nel form e riceve il riferimento ad una funzione, la funzione done. Quindi va a ricercare un utente con la username indicata. Nel caso in cui vi sono errori, ad esempio di connessione al database, andiamo a ritornare l'invocazione della funzione done passando in input l'oggetto error. Altrimenti, se non viene trovato l'utente, quindi se non c'è un utente all'interno del database con la username indicata, restituiamo l'invocazione della funzione done passando come primo parametro null, dato che non ci sono errori ad esempio del database. Come secondo parametro passiamo false, dato che l'utente non è stato trovato. E come terzo parametro, opzionalmente possiamo passare un oggetto, in questo caso con un messaggio d'errore, username non corretta. Altrimenti, se viene trovata la username indicata, passiamo al controllo della password. Se la password indicata non è valida, ritorniamo all'invocazione della funzione done, passando sempre come primo parametro null e come secondo parametro false. E opzionalmente come terzo parametro un oggetto con un messaggio, in questo caso password non corretta. Nel caso in cui tutti questi controlli vengono passati, vuol dire che l'utente è stato trovato, quindi i dati forniti nel form di login sono corretti.
e quindi restituiamo l'invocazione della funzione done passando come primo parametro null per dire che non ci sono errori e come secondo parametro passiamo l'utente trovato all'interno del database. Quindi andiamo all'interno dell'editor, andiamo in config e creiamo il modulo passport config. Ora importiamo passport, quindi facciamo const passport require passport e importiamo la funzione local strategy require passport local punto strategy. Quindi facciamo passport.use per configurare la nostra strategia di autenticazione e passiamo come primo parametro, cosa che non c'era nella documentazione, passiamo come primo parametro il nome della nostra strategia, ad esempio local-login e come secondo parametro passiamo l'istanza local-strategy, quindi facciamo new local-strategy. In input andiamo a indicare la funzione che riceve a runtime la username indicata nel form, la password indicata nel form e il riferimento alla funzione done. Ok, mettiamoli a capo in modo da vederli meglio. Perfetto, quindi abbiamo invocato la funzione use su passport. Abbiamo indicato come primo parametro il nome della strategia, local-login, e come secondo parametro andiamo a creare una istanza local-strategy e passiamo in input una funzione con i tre parametri username, password e done. Quindi username conterrà la username indicata nel form, password conterrà la password indicata nel form e done è la funzione che ci permetterà di segnalare se l'utente è stato trovato, quindi se i dati sono corretti o meno. Ora dovremmo fare il controllo nel database, quindi dovremmo ricercare l'utente con quella username, dovremmo fare il controllo sulla password, ma per semplicità, quindi per restare focalizzati sull'utilizzo di password, facciamo un semplice if. Quindi facciamo if username è uguale a Gianluca e la password è uguale ad 123. Questo vuol dire che abbiamo effettuato correttamente il login e possiamo ritornare la funzione done, quindi facciamo return done passando come primo parametro null per dire che non ci sono errori e come secondo parametro dobbiamo passare l'utente ritrovato all'interno del database, quindi facciamo user. Dato che non abbiamo recuperato l'utente all'interno del database, creiamo semplicemente una costante user e simuliamo il recupero dell'utente nel database. Diciamo che l'utente ID 1 e username Gianluca. Altrimenti, se passiamo questo if vuol dire che i dati inseriti non corrispondono ad un utente registrato e quindi facciamo return done null false. Perfetto, esportiamo passport, quindi facciamo module.export passport. Quindi ripeto, tramite la username e la password fornite dovremmo andare all'interno del database a cercare un utente con quella username e quella password. Ma per semplicità facciamo per il momento un semplice if. Se i dati corrispondono vuol dire che l'utente è stato trovato, quindi i dati di login sono corretti. E allora ritorniamo all'invocazione della funzione done, passando come primo parametro null, quindi non ci sono errori, e come secondo parametro l'utente trovato nel database. In questo caso abbiamo creato l'utente al volo con una costante user. E infine abbiamo esportato passport. Ora se andiamo nel modulo login.js, modulo che è presente nella cartella route,
Vediamo che in questo modulo abbiamo creato la rotta slash login sul metodo get e la rotta sempre slash login sul metodo post. Sul metodo get per ovviamente far visualizzare il form di login all'utente e sul metodo post per controllare il login, quindi gestire il submit del form. Ora, se torniamo nuovamente sulla documentazione, andiamo in home. Leggiamo che Passport è una middleware di autenticazione per Node.js. Questo vuol dire che deve esserci una middleware di mezzo. E infatti, se andiamo in Documentation e scorriamo un po' la pagina, vediamo che abbiamo la nostra rotta slash login sul metodo post. Per autenticare la richiesta, quello che dobbiamo fare è invocare la middleware Passport.authenticate. E dobbiamo passare come primo parametro il nome della strategia di autenticazione. Quindi dobbiamo dire a Passport con quale strategia vogliamo verificare la correttezza dell'autenticazione, quindi i dati passati dall'utente per effettuare il login. E come secondo parametro viene passato un oggetto con una serie di proprietà, in questo caso soltanto due proprietà, la proprietà success redirect per dire a Passport se l'utente effettua correttamente il login, dove deve essere reindirizzato, in questo caso alla rotta radice, e la proprietà failure redirect per dire che se l'utente inserisce i dati non corretti per effettuare login, lo reindirizziamo in questo caso alla rotta slash login, quindi rimostriamo nuovamente all'utente il form di login. Quindi prendiamo questo codice, lo copiamo e lo andiamo a sostituire a questo codice. Ora, dato che la nostra strategia di autenticazione non si chiama local, ma se torniamo in Passport Config abbiamo dato il nome local login, all'interno della rotta che andrà a gestire la valutazione dell'autenticazione facciamo Passport.authenticate e indichiamo il nome della strategia che è local login. In caso di successo, quindi in caso di corretto login, reindirizziamo l'utente alla rotta slash user slash dashboard. Mentre in caso di fallimento del login, reindirizziamo l'utente alla rotta slash login. Quindi mostriamo nuovamente all'utente il form di login. Perfetto, salviamo, ma dobbiamo importare Passport dal modulo Passport Config. Quindi facciamo const Passport require config passport config. Perfetto, ricapitoliamo in breve che cosa abbiamo fatto perché magari ci siamo persi tra i passaggi. Se andiamo nell'entry point index.js abbiamo semplicemente indicato le due middleware necessarie, passport.initialize e passport.session. E lo facciamo prima delle nostre rotte. Abbiamo creato poi un modulo passport-config per andare a creare la nostra strategia di autenticazione. Abbiamo importato il modulo passport e il modulo passport-local per implementare la strategia di autenticazione che si basa sulla username e sulla password. Per configurare la strategia utilizziamo passport.use, indichiamo come primo parametro il nome della strategia che stiamo implementando e come secondo parametro andiamo a creare un'istanza, in questo caso local strategy, passando la funzione che andrà effettivamente a controllare la correttezza dei dati inseriti nel form. Andiamo a leggere i dati all'interno del database, quindi facciamo il controllo con i dati nel database. Se l'utente ha inserito correttamente username e password, ritorniamo l'invocazione della funzione done, passando come primo parametro null, quindi non ci sono errori, e come secondo parametro l'utente recuperato all'interno del database. Quindi se i dati inseriti, username e password, non corrispondono a un utente registrato nel database, ritorniamo sempre alla funzione done, passando come primo parametro null e come secondo parametro false. All'interno della rotta responsabile del controllo dei dati di login, quello che facciamo è indicare la middleware passport.authenticate. Quindi chiediamo a Passport di effettuare l'autenticazione della richiesta. E passiamo come primo parametro il nome della strategia che
che vogliamo utilizzare per autenticare l'utente, in questo caso local-login, e come secondo parametro passiamo un oggetto per specificare alcune informazioni a passport. Ad esempio diciamo che in caso di successo di autenticazione di reindirizzare l'utente a questa rotta e in caso di fallimento dell'autenticazione di reindirizzare l'utente alla rotta slash login, quindi mostriamo nuovamente il form di login all'utente. Ora se apriamo il terminale ed eseguiamo npm run dev, ok, abbiamo un errore, indirizzo genuso, quindi termina il processo e andiamo a terminare eventuali processi node rimasti attivi, quindi facciamo kill all meno 9 node. Perfetto, rifacciamo npm run dev. Molto bene, al momento non abbiamo errori, quindi andiamo nel browser e proviamo ad effettuare la richiesta localhost 2.3000 slash login. Abbiamo il form in cui dobbiamo inserire username e password, inseriamo come username Gianluca e come password 123. Proviamo ad effettuare login e vediamo che cosa abbiamo. Abbiamo in realtà giustamente un errore. La serializzazione dell'utente all'interno della sessione è fallita. Effettivamente ci manca ancora un piccolo step, ma di questo ce ne occupiamo nella prossima lezione.